Dunque Angelo, è un momento particolare per le tante famiglie della Goldoni, si festeggia il Natale con la speranza che il 2021 possa portare delle ottime notizie. Ah certo, la speranza è questa, poi noi non ci rassegniamo, come vedete, anche in una situazione così complicata, non vogliamo farci mancare i momenti di allegria e di gioia, diciamo così, per quello che può essere. Siamo qui e resistiamo da 3 mesi e mezzo, ormai sono 4, e abbiamo intenzione di andare comunque avanti fino a quando non otterremo il risultato che ci siamo prefissi. Ecco, quali sono le prospettive? C'era stato qualche piccolo spiraglio nelle scorse settimane, se ci puoi aggiornare un attimo. Beh, le prospettive ancora è presto per dirle, per dire che ci siano, c'è stata un'offerta ufficiale data al Tribunale di Modena, che però dobbiamo ancora capire che cosa significa in concreto. Noi prima di comprendere esattamente qual è il percorso non ce la sentiamo di fare nessuna previsione, diciamo, perché tutto è ancora in divenire. Fino al 21 di gennaio può succedere di tutto. Emanuele Sologni, lavoratore della Goldoni, impegnato nel presidio qui davanti allo stabilimento da 4 mesi. Oggi arriva anche Babbo Natale. Allora, intanto voglio ringraziare tutti quelli che sono passati a fare un saluto al presidio, perché Babbo Natale quest'anno diventa un simbolo di rinascita, un simbolo di speranza, e speriamo che questa cosa ci aiuti nella trattativa che è in essere per eventualmente qualcuno che viene a interessarsi della nostra situazione, perché noi siamo una realtà molto importante del territorio e speriamo che qualcuno, come dicevo prima, riceva l'invito a diventare una proprietà nuova, adesso una proprietà nuova. Cosa chiedete a Babbo Natale? A Babbo Natale chiediamo solo della dignità, che vuol dire lavoro. Il lavoro per noi è dignità e chiediamo solo questo. Babbo Natale arriva qui alla Goldoni, l'emozione che prova ad essere qui fra questi lavoratori e il significato della sua visita? Allora, partiamo dall'emozione, una cosa bellissima, nel senso che Babbo Natale, come ho detto prima, non è solo per i bambini, è per tutti, specialmente in situazioni critiche come questa. Il significato è quello che ti ho detto, attaccato all'emozione, cioè nel senso di stare vicino a chi lotta, a chi ha bisogno, no? Quindi non solo il Babbo Natale pubblicitario, televisivo, i bambini, eccetera, ma tutti. E quindi lei ha portato doni per tutti, grandi e piccini, anche per i grandi? Sicuramente anche per i grandi, diversi gli uni dagli altri, no? Però ecco, dico a tutti di essere un po' birichini, no, sai perché? Lavoro un giorno all'anno, tutti gli altri sono disoccupato. No, se sono un po' birichini ne porto un po' meno, ma se sono tutti buoni, capito? Non si sa come fare. Esatto, cioè, devo correre con le renne qui, là, su e giù, I'm stuff, I understand, mi stanco. Ciao!